La Giunta Comunale ha deliberato la presa d'atto del piano di risanamento 2022-2024 approvato dal CDA di Amat. La scelta di costruire in stretta sinergia tra aziende e amministrazione un piano di risanamento credibile e funzionale, ha affermato il sindaco Orlando, contribuisce indubbiamente a eliminare molte delle criticità manifestate dal trasporto pubblico che ha subito in questi ultimi anni gli effetti della pandemia. Il piano, ha spiegato il presidente Cimino alla stampa, pone quale condizione necessaria e sufficiente il ripristinare dei livelli occupazionali del comparto del trasporto pubblico locale, il venir in meno degli attuali rapporti di lavoro interinale e quindi la ricostituzione dell'organico degli autisti, sulla base di un cronoprogramma coerente con la programmazione produttiva che avrà riguardo anche verso il rilancio e il potenziamento dell'officina e come effetto il mantenimento e il miglioramento della qualità del trasporto pubblico locale della città di Palermo. A proposito di livello occupazionale, fredda la reazione di Agostino Falanga, segretario generale della UIL Trasporti Sicilia, che ha incalzato. Più volte è stato annunciato da parte di questa amministrazione il ripianamento di organico, per poi continuare a rinviare sulle eventuali assunzioni, che sono la vera criticità del trasporto pubblico, con la quale i cittadini devono confrontarsi ogni giorno. A tal proposito sottolineo che domenica scorsa erano in servizio appena 19 mezzi per carenza di autisti e infine la ragioneria del comune ha già bocciato questo risanamento sul nascere.